E buonasera dal gruppo di artisti irpini, ci troviamo a San Sosso e Baronia, piccolo comune dell'entroterra avellinese. Queste che vediamo sono alcune delle case rimaste dopo il terremoto del 1980 e le immagini parlano chiaro. Anche qui, guardate sotto i balconi, sono rimaste addirittura 2 ore rovesciate, in queste case sono delle picche. Anche qui messaggi molto eloquenti su quello che poteva essere e non è stato. Continuiamo il nostro viaggio, vediamo anche delle porte murate. Guardate che bella luce. Possiamo dire che questo è il vecchio centro storico di San Sosso e Baronia. Questo che forse poteva essere anche il vecchio palazzo comunale, a giudicare da come è strutturato. Ancora siamo qui nel vecchio centro storico, nel vecchio cuore antico di San Sosso e Baronia, quello che poteva essere e che non è stato. Vi risparmiamo purtroppo delle sporcizie che abbiamo rinvenuto, ma come si sa non c'è il 100% di civiltà in qualunque parte del mondo. Sono posti che possono essere però, pensiamo alla parte positiva, recuperati attraverso non solo fondi europei, ma col contributo della buona volontà delle persone del posto e di chi ha cuore questi bellissimi luoghi. Ecco, vediamo quello che successe 34 anni fa. Continuiamo a vedere vecchi portali. Ancora delle luci che ci possono far pensare a vecchie testimonianze, tuttora presenti ma che non ci sono, ma un borgo riqualificato potrebbe essere davvero interessante. Ecco, ripartiamo da qui, vediamo ancora quel che c'è del centro storico, perché poi la nostra attenzione si sposterà su questo bellissimo panorama che si può osservare. Quindi veramente è un appello che facciamo a tutti coloro che hanno a cuore le sorti di comuni come questo, come San Sosso, ma non solo, che versano in queste condizioni, di ripristinare la vita di un tempo. Si può fare, ci sono tutte le volontà economiche, politiche e non solo, di fare qualcosa del genere, e possiamo immaginare che continuando di questo passo troveremo dei veri e propri belvederi. Guardate quanta bella roba che c'è, se fosse rimessa a nuovo questi vecchi balconi, ma proprio la posizione di queste case di ruderi che, vi ripeto, messe a nuovo potrebbero dare nuovo lustro a questa comunità. Qualcosa del genere è già stato fatto in altri paesi irpini come Castelvetere sul Calore, Quaglietta di Calabritto, ma anche Trevico e non solo. E da qui possiamo ammirare un bel vedere lo scorcio di San Sosso e Baronia con la chiesa dell'Assunta in tutta la sua bellezza, almeno col campanile. E tornando indietro con tutto il panorama che si può ancora scorgere all'imbrunire. Addirittura questa casa del 1852, come vediamo da questo portale, come forse si potrà sentire, ci sono ancora delle
nidi di uccelli in queste zone. Questo è un lucchetto molto eloquente, ma vediamo anche questo cancelletto con l'edera. Veramente luoghi da valorizzare. Ecco queste particolarità, i secchi o questi vasi che comunque contengono delle piante che vengono adornati da queste pietre. E questo invece è un altro palazzo antico, come possiamo vedere. Veramente continuiamo a estendere i nostri appelli, perché San Sosto e Baronia è una perla dell'Irpinia e merita tutto il nostro sostegno. Buonasera dal gruppo di artisti irpini.